Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati. Siamo qui anche quest'oggi, eccoci qua con la Lucia, qua proprio a darvi il buongiorno. E vedete già dove siamo venuti questa mattina. Siamo arrivati a Cernobbio per augurarvi il buongiorno. C'è qualche nuvola ancora in cielo, ma soprattutto il vento delle ultime ore ha spazzato via quello che di ieri, le nuvole di ieri, e quindi ampie, schiarite sicuramente, con tanti danni ancora una volta da raccontare. Ciao Cosimo, ciao Lidia, buongiorno a te, a Lidia, a Sandra, a Rosa e a Fiorella, buongiorno. Venticello, questa mattina siamo a 17 gradi, freschetto come dice Lidia. Teresa, ciao, buongiorno anche a Rudy, un saluto a te. Sono Cosimo, oggi alle 12 messaggio della Protezione Civile. Ciao, hai ragione. Nicola, buongiorno. Graziella, Marinella, quindi lo riceverete tutti questo messaggio della Protezione Civile, come ci dice Rudy. Non vi dovete preoccupare, è solo un test, è solo una prova. Hai fatto bene, Cosimo, a ricordarlo. Ciao Giancarla, buongiorno anche a Rosina, a Stefano, ciao, buongiorno a te, a Lorena da Sedriano, a Clara, buongiorno, a Simona, e un saluto ad Anna, ciao, buongiorno a te, a Silvana da Albate, a Italo, Augusta, Rita da Palermo, poi Elena, ciao, buongiorno a te, un saluto a Simona, a Mauro, Luisella che ci seguono da Carate, a Cristina, ciao, buongiorno, freschetto come ha detto la nostra amica, effettivamente. Ciao ad Adriana, Beatrice, buongiorno. Direi sì, 17 gradi, insomma, anche, anzi, no, anche qualcosa di meno, perché se non sbaglio adesso effettivamente sì, 16-17 gradi, insomma, ho visto prima. Ciao, buongiorno anche a Matteo, carissimo, un caro saluto a te, saluto ad Ornella, buongiorno a Loredana, a Vilma, ciao, buongiorno Gian. Allora, i disagi, allora, sempre bello intanto l'arrivo di Cernobbio, sindaco, come sapete, no? Ovviamente, è sempre splendido qua. Soggiorno ad Ario, anche se con il freschetto di questa mattina, questo venticello che soffia dal lago. E allora, la Lariana, la vediamo di fronte a noi, è stata riaperta a senso unico alternato ieri sera, oggi i lavori di messa in sicurezza per la completa, speriamo, definitiva riapertura. Ieri frana a Blevio, frana ad Ongo, sulla Regina ci sono ancora dei problemi, ci hanno confermato questa mattina, dovrebbero essere risolti nel corso della mattinata. Ciao Luisa, buongiorno a te, buongiorno a Giovanna, da Bellagio, è il compleanno di Giovanna, vogliamo non fargli gli auguri tutti? Allora, ciao Giovanna, un saluto, tanti cari auguri a te. Buon compleanno da parte di tutti noi amici, fatevi sentire ovviamente. Valeriana da Seregno, Paola da Ferrara, nostre amiche ormai fississime, Dario, Lidia. Il messaggio lo mandano anche all'Ario. Chi lo? Non ho capito. Ciao, ah sì, Marina, buongiorno a te, un saluto a Alice, buongiorno, buongiorno a te, Maria Luisa da Arosio, buongiorno, ma auguri alla nostra Giovanna da Bellagio, compie gli anni, facciamone gli auguri tutti quanti, Lorena, Silvana, Giovanna, buongiorno, ancora auguri, il tuo compleanno, festeggialo così con noi, ciao anche a Francesca, a Luisa, buon compleanno a Giovanna, a Debbie, ciao, e anche ad Anna Maria gli auguri, da Clara, da Nadia, buongiorno anche da Tiziano, auguri, Giovanna, come vedi, tutti che giustamente i nostri amici ti fanno gli auguri di buon compleanno. Questa è la canottiera di Cernobbio e questo è il molo di Cernobbio, dove poi questo è il campanile, tra poco suonano le 7:30, sono le 7:28 quasi. Iskra, buongiorno Angela, dalla Germania, da Monaco, buongiorno a te, Fabiola, senza nuvole. Effettivamente Fabiola, qualche nuvola c'è però, guarda anche qua sopra, però il grosso, Fabiola, è stato spazzato via. Buongiorno anche a Fiorella, a Margherita dalla Sardegna. Ciao anche a Maria, buongiorno. Il vento stamattina è fresco, come detto, freschetto, assolutamente. Ci vuole assolutamente il giubbetto. Ecco, questi sono i legni che sono stati portati dopo il maltempo di ieri, l'ennesimo nubifragio. E come abbiamo avuto modo di dire ieri, Blevio ha avuto ancora una volta purtroppo pesanti ripercussioni, ma problemi ci sono stati anche
ad Ongo, abbiamo detto, a Mozzate, nella zona della Bassa, insomma un po' di disagi, un po' di problemi. Ciao anche a Paola, buongiorno. Allora, auguroni alla nostra Giovanna che oggi festeggia il suo compleanno, le abbiamo fatti tutti, glielo facciamo così, con questo panorama del lago al mattino. Valeria è freschino, certo, si sta bene qua rispetto ai giorni scorsi sicuramente, adesso però sembra davvero cambiato il clima, sembra cambiata la stagione, si va verso l'autunno perché senza. Ho visto, devo dire, ho visto qua prima alcuni turisti stranieri senza magliette, senza giubbetto, senza felpa, senza niente, con la maglietta e i pantaloncini, ma devo dire che sono un po' temerari, assolutamente. Ciao anche a Giuliana, buongiorno a te, buona colazione. Emanuela, ciao, un salutone anche a te, ciao anche a Nadia, ad Orietta, Giuliana, ciao, buongiorno. Abbiamo Giovanna che ci ringrazia, vi ringrazia. Orietta, Fiorella, Margherita, buongiorno ad Antonia, un saluto a Fabiola, a Clara Loredana, buongiorno Emily, casa mia, buongiorno, dove è casa Cernobbio, Emily, buongiorno. E allora richiudiamo da qui, dal polo di Cernobbio, facendo vedere la sempre affascinante riva, anche con la brezza del mare, sicuramente, stamattina. Emily, ciao. Poi abbiamo salutato Anna Maria, Debbie, ciao Luisa, buongiorno Lorena, Rudy, Dario, tutti gli auguri per la nostra festeggiata di oggi che è Giovanna. Maria Rita, ciao, un saluto e un buongiorno anche a te. A Monica, un salutone dal Centro Lago. Pascal, ciao, Fulvia, Anna, Monica, Eudokia, Giovanni, Orietta, Nadia, buongiorno, Emanuela e Giovanna che ci ringrazia e vi ringrazia soprattutto. Oggi è compleanno con oggi cruciverba con Ornella della Sciurarita, certo Emanuela, ore 18 c'è il cruciverba quest'oggi con Ornella e con la nostra signora Rita che saluto, quindi oggi pomeriggio alle 18. Buongiorno Virna, buongiorno signor Marco. Ma se sei alla canottiera, se sei a canottiera, Franca, buongiorno, Emanuela, se sei, non possono che mettere la canottiera. Ah, queste sono battute della nostra amica Lidia, va, buongiorno Lidia, buongiorno, vedo che sei in forma. Anna, ciao, buongiorno a tutta Cernobbio, meravigliosa, certo Anna, bellissima davvero, mi sembra affascinante anche con questa brezza del mattino che ci ha accolto quest'oggi. Buongiorno al poeta Mario, fruscio delle acque del lago, ancorate le barche a vela mentre si è intravista la Lucia, simbolo dell'Ario. Buongiorno caro Marco, buongiorno a te Mario, Loredana, poi Clara e Mario, e Anna e Nadia, e Giuseppe, buongiorno, e Katia, ciao, un saluto e un buon caffè a te. La mia Cernobbio, Enza, devo dire che molti sono comaschi cernobiesi, o cernobiesi, anzi, non qua, cernobiesi, e sono stati felici, credo, di rivedere la loro Cernobbio. Ve la faccio rivedere, eccolo qua, questo Enza è la bellissima riva, come sempre, di Cernobbio. Questo è il pontile, queste sono le barche che ci sono qua questa mattina a Cernobbio. Bene, devo dire che aspetta, oh, quanta gente ancora, ciao Giusy. E poi Cecilia, e poi il focacciaro da Sibari. Ah, in ferie il nostro Roby. Ah. Ciao Giusy, ciao Enza, buongiorno a te, ciao, un saluto a te, Elena, buongiorno. Io devo andare a togliere un dente, ciao. Non bellissimo la prospettiva. E poi Giusy, e poi appunto Roby. Focacciaro, buone vacanze, Silvana, Candida, Nadia, ti aspetto attorno, Ciao Bianca, Angela, ora un bel caffè servirebbe sicuramente. Ciao Candida, ciao Giuseppe, Anna, buongiorno, vado a fare il caffè a chi lo vuole e credo tutti rispondono sì positivamente in questo momento. Buon caffè a tutti, davvero amici, grazie, buongiorno anche ad Andrea, Angela, e poi un saluto anche a Lidia. Buone vacanze al Focacciaro. Ciao Liviana, buongiorno da Besana, Brianza. Bene, un salutone a tutti, grazie Freschino, un saluto Freschino quest'oggi da Cernobbio, grazie a tutti, ciao anche a Rudy con la tazzina del caffè che ci va bene sicuramente in questo momento. Volevo avvisarvi che, ci scrive la nostra amica, che
che la prima giornata dov'è che è andata? Di Elia, compreso compleanno, 6 anni, è andata benissimo. Bene, allora perfetto, ciao Diana, un saluto a te, buongiorno Ornella, un saluto a Rosa Maria, che frecce Diana. Ciao, un saluto anche a te dal Fritz di Erba e da Natalia. Allora, freddo non proprio, freschino sicuramente sì. Arriva l'aliscafo, eccolo là, che credo sia in ritardo. Non abbiamo sentito suonare le campane a Cernobbio. Sono già passate le 7:30. Va bene. Ciao Laura, buongiorno, un caro saluto anche a Sandra. Infatti Sandra, non sono suonate. Sono già passate le 7:30, non sono suonate. Bene, buongiorno e anche a Marina, che ci scrive: io sono da Val d'Intervi, vivo a Giulianova in Abruzzo, e noi ti facciamo un caro saluto. Ciao Marina, grazie, seguici ogni giorno, noi ti facciamo vedere un po' il tuo territorio. Un saluto anche a te dall'Abruzzo, ciao, buongiorno, un saluto anche a Natalia, al Fritz, a Lidia. Si sono addormentati, non lo so, non hanno suonato, avete sentito, oggi non hanno suonato. Va bene, ciao a tutti, grazie, senza le campane, con l'aliscafo in ritardo, sono successe delle cose strane questa mattina, ma vabbè, 7:35, come ci dice Rosina, è tardi, grazie a tutti, ciao, si saranno addormentate Lidia, è probabile, ciao e grazie.